Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Cari amici, ben trovati al nostro appuntamento domenicale. E tanti auguri a chi ha potuto già partire per un po' di meritato riposo. E nella nostra isola cominciano ad arrivare tanti turisti, è una cosa molto bella, li vediamo per strada, li vediamo sulle nostre spiagge, nel nostro mare, e li incontriamo anche la domenica nelle nostre comunità parrocchiali, dove speriamo sempre di più di farci una reciproca accoglienza per condividere la cosa più bella che ciascuno di noi porta nel cuore, la fede in Gesù. La stessa fede, la stessa speranza, lo stesso amore, e quindi anche le nostre comunità si arricchiscono dalla presenza di tante persone italiane e straniere. Ecco, noi ci troviamo dinanzi a un momento della vita di Gesù dove, come sapete, arriva quella domanda importante che è sempre bello e significativo poter fare anche noi nella nostra preghiera: chi è Gesù per noi? Perché andiamo subito al cuore. Avete visto, Gesù parte per una doxa, vuole sapere che cosa si dice di lui, vuole capire che tipo di attese hanno le persone che lo circondano, che magari già lo seguono, ma soprattutto gli sta a cuore capire cosa c'è nel cuore dei suoi discepoli. E questa domanda, chi dice la gente che io sia e chi sono io per voi, la fa in un contesto anche di preghiera. Abbiamo visto che Luca dice: un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Ecco, in queste domeniche, seguendo l'Evangelista Luca, ci siamo incontrati anche con i temi più cari di questo Evangelista. Se volete, la donna adultera perdonata, il tema, grande tema della misericordia che attraversa come un filo rosso provvidenziale anche questo anno giubilare della misericordia. E poi il tema di Gesù in preghiera. E questo è bello anche dirlo appunto in questo periodo in cui o già si è un po' in vacanza o qualcuno cercherà di ritagliarsi almeno qualche giorno, se non qualche settimana. Recuperare non solo occasioni per ristorarsi fisicamente, psicologicamente, ma recuperare anche momenti e spazi di solitudine, di deserto, di preghiera, di raccoglimento, per mettersi a tu per tu con Gesù. E anche per fare una verifica della qualità del nostro rapporto con Lui, perché noi sappiamo che anche l'esperienza cristiana è tanto più significativa, è tanto più incisiva nella nostra vita e tanto più riesce anche a dare in qualche modo testimonianza quanto più è radicata nel profondo del cuore. Allora, un primo spunto che io raccolgo da questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato è proprio questo: ritagliarsi qualche momento di preghiera, di solitudine, di silenzio e lasciarsi toccare da questa domanda: chi è Gesù per me? Ce la siamo fatta anche in altre occasioni, ma ce la facciamo sempre nuovamente perché vogliamo che il nostro rapporto con Lui sia in qualche modo sempre più profondamente radicato. E poi a un certo punto Gesù comincia a istruire i discepoli sulla passione. Lui andrà a Gerusalemme, fra qualche versetto Luca userà un'espressione anche molto particolare che una volta era tradotta indurì la faccia verso Gerusalemme, cioè prese la decisione seria, forte, chiara, coraggiosa di andare verso Gerusalemme, e comincia con questa prima istruzione sulla passione, no? Dopo che Pietro ha risposto bene dal punto di vista catechistico: tu sei il Cristo di Dio, tu sei il Messia, allora Gesù comincia a spiegare che questo Messia non è un Messia che verrà nella potenza, men che meno nella prepotenza, non verrà neanche in un'apparente e immediata gloria, ma verrà nei panni della sottomissione, della mitezza, della pace, della riconciliazione a costo del suo sangue, della sua passione. E l'ultimo spunto però che ci interpella e ci deve interpellare maggiormente è che Gesù non soltanto cerca di chiarire l'idea di Messia,
nel contesto anche di un Antico Testamento che aveva già lasciato adombrare le sofferenze del Messia, del servo di Yahweh. Ma Gesù dice: se qualcuno mi vuole seguire, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perde, chi invece la perde per causa mia la trova. E quindi qui Gesù non chiarisce solo l'identità del Messia, ma ci sta dicendo anche chi noi siamo e chi siamo chiamati a essere come discepoli. Discepoli perché accettano la parola di Gesù, accettano Gesù come via e sanno che anche la propria via passa attraverso il sacrificio di sé, passa attraverso il dono di se stesso. In una società dove invece il prendere è accentuato come l'unica cosa importante, poi se prendi con prepotenza, se prendi senza con disonestà, se prendi con la corruzione, non è importante. L'importante è prendere, catturare, tenere in mano. Invece Gesù ci propone di andare controcorrente, ci propone un'alternativa. Se vuoi davvero vivere la vita, se la vuoi salvare in pienezza qui e nell'eternità, fai della tua vita un dono, ma questo avrà un costo. Questo ti costerà. Ed è il costo di un martirio che, se volete, non è soltanto una chiamata a dare la propria vita in senso fisico per il Vangelo, e sappiamo che in alcune parti del mondo questo ancora capita, anzi Papa Francesco ci ricordava che questa è l'epoca di molti più martiri che non quella dei primi secoli della Chiesa. Ma lui stesso, commentando questa frase, diceva che c'è un martirio del quotidiano che è proposto a tutti noi, e lo sappiamo. Quando il senso del dovere, vissuto con onestà, con lealtà, con un senso anche di cittadinanza responsabile, diventa significativo per noi, noi siamo martiri del senso del dovere. Quando un papà, una mamma, un giovane, un anziano, un impiegato, un professionista serio vive i valori del Vangelo e cerca di incarnarli nella propria professione, nei propri ambienti di vita, nei propri anche rapporti, nelle proprie relazioni interpersonali, deve aspettarsi non l'applauso, ma deve aspettarsi certe volte l'emarginazione, deve aspettarsi di sentirsi chiamato sfigato, di sentirsi chiamato uno che non capisce come funziona questo mondo. Ecco, in quel momento resistere con la forza dello spirito è importante. E come diceva giustamente il giudice di Latino, non è tanto importante quello se siamo stati credenti o no, ma credibili. E per essere credibile bisogna rimetterci qualcosa, anzi, qualche volta bisogna rimetterci tutta la vita, e non solo in senso fisico, ma anche nell'accettare queste forme di martirio quotidiano che talvolta cercano di spegnerti e di pungerti quotidianamente, ma noi resistiamo perché abbiamo fatto fiducia a Gesù, perché Gesù è il Signore della nostra vita, perché sappiamo che facendo della nostra vita un dono d'amore come ha fatto Lui, questa vita la salviamo in pienezza. Auguri e buon cammino e buone vacanze a chi le prenderà fra qualche giorno.